La parte sportiva la lascerei a Cipella in questo caso. Vabbè, visto che io rappresento insieme a Gennaro la parte degli ex calciatori. No, buongiorno a tutti, insomma è veramente un piacere essere qui. Io mi rifaccio un po' a quello che diceva Ninetto in merito alla gioia di partecipare nel donare, no? Penso che questo mio pensiero sia condiviso anche dai miei compagni, colleghi. Per noi personaggi pubblici poter mettere la nostra immagine al servizio della beneficenza, della solidarietà è veramente una cosa bellissima, insomma, poter veicolare quel potere, diciamo, che abbiamo sul pubblico che magari ci vuole bene, è veramente una cosa straordinaria, per cui tutti e tre, io, Edoardo e Gennaro, facciamo parte della Nazionale Attori da diversi anni, loro forse più di me, e siamo veramente sempre in prima linea quando si tratta di giocare, innanzitutto perché ci piace giocare a pallone e poi soprattutto perché ci piace fare del bene. Tra l'altro siamo ingrassati con la pandemia, siamo fermi da un anno e mezzo, quindi direi che il divertimento è assicurato, perché avete chiamato 30-40 giocatori per squadra, perché penso che più di 5 minuti a testa non... Vabbè, passo la parola ai miei amici, perché sicuramente Edoardo Velo. Grazie Francesco. Beh, cercherò di essere veloce, già è stato detto tutto. Faccio parte della Nazionale Attori da più di 20 anni, anche se sono più giovane di Ninetto. E detto questo, come rappresentante della Nazionale, dico di essere onorato a nome di tutti i miei colleghi e compagni di poter dare un contributo per i bambini. Quindi, tra l'altro, lo faremo divertendoci e giocando a calcio, che è uno sport che ci coinvolge tutti. Comunque, grazie di questa opportunità, perché è sempre importante aiutare le persone che hanno bisogno. Passo la parola a Gennaro. La palla. Il 2 gennaio, partiamo da Enzo, il vero calciatore. Buongiorno a tutti, sicuramente sarà l'occasione per ritornare nello stadio dove mi ha visto molto spesso protagonista, soprattutto oggi che si chiama Diego Armando Maradona. Sarà la serata per ricordare il più grande di tutti e soprattutto sarà una serata per una situazione importante che siamo riusciti. Ce la metteremo tutta per cercare di dare un spettacolo dignitoso, però come ha detto anche Cicchetti, siamo un po' inguaiati a livello di fisico, però. Bravo, questo è sicuro. Bravo. Quella è la cosa importante. No, un po' di pancia l'ho messo, dai. Arrivederci, passo la palla. Mastro Gennaro Silvestro. In realtà io lo sgravo, perché anche Edoardo Velo si chiama Gennaro, cioè il suo nome d'arte, quindi siamo tre Gennaro. Questo per dare una connotazione di dove si gioca la partita, no? A scanso di equivoci. Esatto. No, io personalmente, al di là di quello che è il motore della Nazionale Attori ormai da anni, da sempre, che è la beneficenza, io ho una mia nota personale che voglio raccontare, perché io l'ultima volta, cioè vado allo stadio sempre perché sono tifosissimo del Napoli, ma l'ultima volta che sono stato all'interno dello stadio, lo chiamo ancora San Paolo, era vicino e avevo un pallone al piede, era il 1986 e stavo con questo signore qua, vi voglio far vedere la fotografia, io avevo 6 anni e stavo con lui. Ora lo stadio è intitolato a lui, ci torno a giocare grazie e con la Nazionale Attori, quindi sono particolarmente emozionato, quindi lunga vita alla Nazionale Attori, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, io sono Super Partes, perché da ex arbitro praticamente non posso tifare per... Enzo, Vincenzo. No, Carlo sono Gennaro, vabbè. Mi adeguo. Ma d'origine milanese, Como, di dove sei? Io sono di Scandicci.
che pensavo un giorno diventasse famosa, poi ci sono riuscito, ma tramite il mostro. Allora, no, io sono super partes perché da ex arbitro, insomma, io ho chiuso la mia carriera in Serie D nell'interregionale proprio a Roma, stavo arbitrando Lodigiani Almas Roma, quando improvvisamente un giocatore si è avvicinato, io dovevo fischiare la fine, mi ha afferrato un braccio e ha fatto: ma che fai, fischi, ma non vedi che stiamo perdendo? Quando è il momento te lo diciamo noi. Praticamente la partita non è mai finita perché dopo 18 minuti di recupero li ho lasciati, ho detto guardate qua non ce la fate a pareggiare, come fa? Come fa la nuttata? E praticamente la mia carriera arbitrale è finita lì, a Roma, tra Lodigiani e Almas Roma. Grazie. La ringraziamo anche Enzo Pischetti e gli amici Gianni Jessica. Gli amici dello spettacolo, allora io devo fare, doveroso fare qualche ringraziamento adesso. In primis vogliamo comunicare che comunque abbiamo una quaterna arbitrale tutta al femminile che ci è stata comunicata, giusto perché sembra giusto che si faccia un applauso su questo, è importante. La regia cura.